Subito al Campidoglio parla il deputato 5 Stelle, Alessandro Di Battista, alcune menzogne del sindaco, è perché siamo riusciti ad ottenere quelle carte, tra l'altro con i carabinieri, perché ultimamente con il Partito Democratico per ottenere dei risultati occorre chiamare i carabinieri. Di Battista, poco fa mentre lei parlava, siamo in diretta su Sky TG24, una signora le ha detto che Marino resta. Io rispetto l'opinione della signora, evidentemente la signora gli è piaciuto il sindaco, gli piace il sindaco e ha tutto il diritto di dire quello che vuole. Senta Di Battista, la situazione di Roma è indiscutibilmente una situazione difficile, ma che tipo di responsabilità voi avete nei confronti di questa città e che cosa siete disposti e disponibili a mettere in campo? Noi siamo stati opposizione da 2 anni, abbiamo fatto un'opposizione davvero molto molto dura. Oltretutto abbiamo chiesto le dimissioni di Marino dopo che è scoppiato lo scandalo di Mafia Capitale, immediatamente, perché ritenevamo che fosse la decisione più giusta, perché Marino ha amministrato anche grazie ai voti di alcuni arrestati. Non possiamo dimenticarci che alcuni consiglieri comunali che sono stati arrestati per Mafia Capitale hanno portato al Partito Democratico Romano dei voti, quindi evidentemente era già delegittimato. Il PD non ha deciso di farci andare al voto e la decisione è tutta in capo a Renzi. Il responsabile numero uno è Renzi, non Marino. Per me già Marino è il passato. Renzi non ha deciso, ha deciso di non farci andare al voto perché temeva che il Movimento 5 Stelle potesse vincere. Oggi ci troviamo in una condizione assurda, a 2 mesi dal giubileo, proprio tipicamente italiana e piddina, a 2 mesi dal giubileo, con l'incertezza di avere o non avere un sindaco, di non sapere che cosa farà questa città. È possibile che ci sia un commissario? Quello vedremo, noi chiediamo il voto il prima possibile, perché l'unico, il prima possibile, vediamo i tempi tecnici, però il prima possibile, però la posizione, noi siamo sempre stati lineari, abbiamo chiesto il voto per Roma il prima possibile, perché qualunque sindaco, poi i romani decideranno un sindaco di centrodestra, riconfermare un sindaco del PD o mettere alla prova il Movimento 5 Stelle. E lei è candidato dei 5 Stelle, è possibile? No, non sono io il candidato del Movimento 5 Stelle, non mi candiderò e ripeto, il Movimento 5 Stelle crede che questa città come l'Italia la risolve il cosa, non il chi. È importante un programma, sono importanti delle idee, sono importanti le nostre proposte sui rifiuti, sulla mobilità, sulla trasparenza, sulla legalità, sull'onestà. Questo palazzo va totalmente ribaltato, creato veramente una scatola di vetro, quella l'abbiamo creata noi del Movimento 5 Stelle in queste ultime settimane, e va fatta chiarezza su tutti i bilanci della capitale degli ultimi 20 anni, perché quello che abbiamo saputo di ruberie, furti, tangenti, io ritengo che sia una piccola parte di quel che è stato commesso all'interno del Campidoglio negli ultimi 20 anni. Un'ultima domanda, se abbiamo ancora tempo, ma non è strano che il sindaco abbia pubblicato sul sito tutte quelle spese quando poi praticamente vi ha fornito un assist per poter muovere un esposto? Sapete che se le ha pubblicate dopo che noi le abbiamo ottenute? Cioè noi abbiamo ottenuto quella documentazione dopo settimane di lavoro, di accessi agli atti e chiamando i carabinieri in data 2 ottobre scorso. Dopo che noi abbiamo ottenuto quella documentazione, il sindaco era costretto a mettere online quelle spese, le ha dovute mettere, sapendo che già noi avevamo tutti quei documenti, tra cui il famoso documento che attesta che è andato a cena con la comunità di Sant'Egidio. Poi la smentita non l'ha fatta il Movimento 5 Stelle, l'ha fatta la comunità di Sant'Egidio. Grazie a Di Battista dei 5 Stelle, Elga.